Lorenzo, che partita è stata in mezzo al campo? È stata una partita molto, diciamo, dura a centrocampo, è stata una partita abbastanza equilibrata, però penso che potevamo portare a casa i 3 punti con tutte le occasioni che abbiamo sprecato, più che altro anche i miracoli dei difensori e del portiere loro. E niente, secondo me meritavamo la vittoria, i 3 punti. Cos'è successo nella ripresa che avete dato un po' spazio al Fano? Secondo me c'è stato un momento di blackout che ci può stare. Purtroppo non possiamo fare sempre 90 minuti a 1000. Purtroppo abbiamo preso 2 gol. Siamo anche sfigati perché prendiamo sempre noi gol della domenica. Niente, però per fortuna Cardella è riuscito a pareggiare i conti e ci teniamo stretto sto punto, anche se appunto meritavamo i 3 punti a casa. Senti, in mezzo al campo c'è molta concorrenza con i vari Buono, Angiulli, Frulla. Come te la vedi un po' in allenamento? No, io ogni allenamento do sempre il 100%, prendo esempio da loro, cerco di migliorarmi ogni giorno e appunto di prendere esempio da loro perché comunque hanno fatto carriera e quindi devo solo star zitto e correre. Ci puoi dare un po' un tuo giudizio sulla stagione alla Samp fino ad oggi? Io sono arrivato a dicembre, che la Sammilanese purtroppo non sta andando molto bene e per fortuna da quando siamo arrivati io e Frulla abbiamo cominciato a vincere e appunto oggi, se non sbaglio, è il nono risultato utile consecutivo e sono tanti punti portati a casa. Non abbiamo ancora fatto niente e dobbiamo continuare lì con la testa, 100%, a 1000 tutte le domeniche e niente. Man mano scalare la classifica fino ad arrivare ai playoff, perché ormai i primi è un po' difficile, la Recanatese non perde. Prima si finiva senza gol, poi diciamo anche dal Porto d'Ascoli, un po' fase difensiva. Il mister dice perché dobbiamo segnare davanti, quindi ci occupiamo più lì. Tu cosa ne pensi? Io dietro siamo molto molto forti, come siamo anche davanti molto molto forti. Vedete anche voi che i gol che prendiamo, i gol della domenica. Ha tirato un bel tiro da fuori area, però entra sempre in porta purtroppo. Però per fortuna riusciamo sempre a riprendere le gare, come appunto col Porto d'Ascoli anche oggi. E anche oggi, come avete visto, abbiamo purtroppo non è entrata la palla del 3-2 con Cardella, con Di Domenico Antonio. Grazie.